Pace e bene a tutti, come sempre. Come sempre. Tu sai, Deborah, che non so, insomma, che tu ami Lucca, che Lucca è una gran bella città, ce lo diciamo. È una città molto visibile. Sì. No? Sì. Ora poi hanno scoperto anche le sortite sotto le mura, quindi abbiamo, come dire, reso visibile ciò che prima era invisibile. Mm-hmm. E poi ci deve essere però, ci sono un gruppo di persone che sta pensando di far emergere ciò che invece non c'è più. Che al di là dell'invisibile stesso, cioè proprio l'oblio. L'oblio, quindi la memoria in qualche modo, no? La memoria dimenticata. Le voci dimenticate di una città che possono essere una cantilena oppure una fotografia oppure qualsiasi altra cosa. Un modo di chiamare, un modo di fischiare. Un no? modo di fischiare. C'era ad esempio Soldino, non so se ti ricordi Soldino. Sì. Personaggio storico un po' come il Mario Sonsodo, no? Mm. Di Lucca. Io mi ricordo quando veniva in conservatorio ti cercava sempre al parcheggio e ti chiedeva un soldino. Lui aveva un modo di fischiare. Ti chiamava fischiando. Bellino. Eh sì, e quel fischio ha tracciato la storia della città, così come altri suoni l'hanno conformata e a suo modo raccontata, narrata. Allora, è bellina questa cosa. Allora te ne dico un'altra io, perché poi dobbiamo anche parlare con l'ospite, se no si parla io e te, sì. Una specie di scandalo. Tu sai che io sono legatissimo alla Svezia, no? Sono passato metà della mia vita in un paese meraviglioso. E l'altra tua patria. L'altra mia patria, ma anche patria spirituale, patria della poesia. Io nei primissimi, diciamo, mesi in cui ancora andavo con la lingua inglese e non svedese, avevo conosciuto una serie di persone, tra l'altro, perché sei in ambiente artistico, si fa presto, e conobbi John Donner, che poi è diventato un grande regista, ma all'epoca era un regista che stava emergendo. E una sera mi ferma, io stavo andando verso nella casa di un'attrice, insomma, non mi ricordo bene, e lui aspettava fuori dalla porta della sua villa, e io sono arrivato fischiavo. Eri felice? Dice, porca puttana, dice, ma che meraviglia, qua nessuno fischia. Ah sì? Sì, perché lì tutti compressi, no? Chiuse. E io ora ho smesso di fischiare anch'io, ovviamente, perché poi dopo anni. Invece no. No, invece no. Però ecco, colpì il fischio, che io venivo dall'Italia, cantavo, fischiavo. Irene. Buongiorno. Irene Panzani, la nostra ospite, che silenziosamente ascoltava il tuo racconto. Tu sei buona a fischiare, sì. Sono più brava ad ascoltare che a fischiare. Allora ti dobbiamo far parlare. Deborah, vedi un po', perché dobbiamo farla parlare. Esattamente bene. Questa facoltà, l'essere brava ad ascoltare, che le ha fatto emergere a lei e ai suoi colleghi dell'associazione SOFA, va sì. bene, S-O-F-A, uh-huh. Un'idea estremamente bella e innovativa. Puoi introdurcela? Sì, allora, si tratta di un progetto che si chiama SoundDoc. È un sito internet, però dirlo così è un po' sminuirlo. Mm-hmm. È un sito internet perché è accessibile a tutti e tutti possono trovarlo a sounddoc.it. È accessibile anche per i non vedenti. Però è soprattutto un sito di memorie, di microstorie, di storia orale, di patrimonio immateriale. Si può chiamare di suono. Di suono, sono registrazioni sonore. Di diversi tipi, per ora ci sono soprattutto caricate delle interviste che noi dell'associazione abbiamo fatto a dei cittadini lucchesi, per lo più non più tanto giovani, no? Che portano con loro una serie di storie e di memorie. Dalla manifattura tabacchi abbiamo intervistato. Ma questo dobbiamo dirlo all'assessore all'urbanistica Serena Mammini, perché della manifattura tabacchi ci ha fatto una storia, una sì. battaglia incredibile. Tra l'altro c'eri anche tu al Teatro del Giglio quando presentaste proprio sì. queste cose qua. La città che si racconta, sì, ho la avuto che modo si racconta. Di partecipare. Sempre, vedi, mi piace fare la voce narrante, quindi in qualche modo testimoniare quello che succede con passione e con amore verso i luoghi, così come stanno facendo le ragazze dell'associazione SOFA. Ecco, dimmi Irene, quindi raccogliete testimonianze
E non solo, perché l'ambizione è comunque popolare questo sito anche di suoni che possono essere appunto delle composizioni, delle suggestioni, canzoni. I suoni della natura. C'è un film che ha ricevuto anche l'Oscar come miglior film straniero, mi pare, o forse no, mi sto sbagliando, avrei voluto che lo ricevesse, magari non l'ha ricevuto, che è Il Postino con Troisi. Il Postino di Troisi, che poi è anche il personaggio del libro, lui vuole imparare a fare le metafore, vuole imparare a fare il poeta, quindi... Meraviglioso quel film lì, allora? Viene istruito, ovvero andando ad ascoltare proprio i suoni, ma si parte dal suono, la poesia lo sai bene Sergio, parte dal suono. Allora lui va a registrare il suono delle onde, il suono del vento sull'erba, magari qualcuno che ci sta guardando può rabbrividire un po' perché queste sembrano sfumature un po' troppo romantiche e inutili, in realtà non lo siamo, perché tutto ciò che siamo di più importanti in parte è anche suono, cioè quello che ci viene raccontato fin da piccoli, ciò che noi diciamo fin da piccoli. Senti un po', è la Irene, nostra identità. Mi piacerebbe moltissimo riascoltare, per esempio, delle cantilene, perché io lì mi ci addormentavo quando ero bambino, io ho quasi 50 anni, quindi mi ricordo quando ero indietro, insomma, non... Switchiamo su questa cosa. E mi ricordo che mi addormentavo, mia nonna, le cantilene, le avete registrate, avete qualche cosa, che qualche signora anziana che si ricordi? Non ancora, perché comunque SoundDoc prevede un grande lavoro anche di ricerca, no? Sulla storia del centro storico di Lucca. Abbiamo ritrovato però uno stornello, soltanto la parte scritta, sul buco di Piazza Alle Verdi, ovvero sulla porta che è stata aperta per ultima e che è stata molto criticata da tutti quanti, perché vietato toccare le mura di Lucca. Quindi, sul buco? Sì, veniva chiamato così ironicamente Il Buco. Ma senti qua. E quindi lo stornello, io ricordo soltanto le prime frasi, dice il buco... ostacolato in qualche modo, no? dai più. In Piazzale Verdi? In Piazzale Verdi doveva passarci il tram e quindi poi alla fine è stato realizzato. E questo stornello l'abbiamo fatto musicare da un nostro amico, Giacomo Barzocchi. Però con la musica di oggi. Con la musica di oggi, perché la musica di allora è... Però questo incrocio tra generazioni, tra ere che si incontrano. Guarda che è un progetto, a mio avviso, che evidenzia dal forte valore antropologico, sociale, storico, perché, ripeto, ciò che non viene raccolto va perso. Per esempio, io sono molto curioso di questa storia qui. In realtà poi, sai, la città in qualche modo, come dire, si è un pochino, la città di Lucca si è un po' ibridata, no? Con gli stranieri che poi diventano stanziali, c'è cioè un incrocio di culture, eccetera, però nei paesi intorno questa memoria, questi suoni sono rimasti. E lì ci fate ricerca, perché io ho trovato delle cose, noi stessi abbiamo trovato delle cose molto belle. Nell'immediata periferia della città. Esatto, voi fate ricerca dei suoni qua dentro, in queste periferie? Allora, abbiamo cominciato dal centro storico di Lucca, perché questo progetto è nato rispondendo a un bando del Comune di Lucca, Caritas e Fondazione Cassa di Risparmio. E doveva essere un progetto all'interno del Comune di Lucca, e comunque avere anche una caratteristica, un impatto sociale in qualche modo. Questo impatto sociale è per noi questo rapporto intergenerazionale. Lo ha. E l'auspicio è quello di promuovere dei laboratori nelle scuole del territorio lucchese per far sì che siano i ragazzi che riempiano di contenuto questa piattaforma, che è gli raccontano qualche cosa di memoria, oppure se vogliono registrare qualcosa. Ah già, è vero, siamo già in chiusura della prima parte, continueremo nella seconda parte con un'altra collega di Irene, che magari affrontando anche la metodologia e anche l'associazione Sofò, quali altri progetti ha in pancia. Noi ci rivediamo quindi subito dopo la pubblicità. Grazie Irene di essere stata con noi. Grazie a voi. Siamo di nuovo in studio
Questa volta con Martina Angeli, la collega Martina di Irene, che abbiamo visto un attimo qua prima, perché si sta parlando di una città sonora scomparsa, cioè delle memorie orali soprattutto, di ciò che siamo stati, insomma, ecco. Allora, noi ci raccontava Irene un pochino la struttura di questo progetto, che è in espansione. Che è in espansione, che è su internet, chi ci ha seguito ha visto e ha capito. Tu, Angela... Martina, no, ma confondevo con... Se non confondo i nomi non sono... Infatti eri sorpresa, di la verità, eri preoccupata. Ero preoccupata. Sono tornata all'ordine. Oh, meno male. Martina, perdona. Non si preoccupi. Martina, ecco, vorrei un pochino approfondire questa cosa. Ma come fate questa ricerca di memoria? Sì, la metodologia. Dunque, la metodologia è, almeno per... Per il nostro pubblico, perché non tecnicamente per... Certo, ci interessa capire poi praticamente come fare. Certo, la metodologia è stata abbastanza intuitiva, nel senso che siamo partiti da chi conoscevamo, da chi avevamo accanto. Io sono partita da mia nonna, che ha vissuto, vive tuttora in via Michele Rosi. Quindi a Lucca? A Lucca, sì, sì, centro storico. Ha avuto poi un'edicola sempre in centro storico, in via Fillungo, quindi viveva anche tanto. Quindi l'edicola, molte chiacchiere, soprattutto mattutine, quindi si raccoglie molto. Sì. E poi insomma siamo andati via via intorno alle persone che conoscevamo, c'è anche il papà di una nostra amica che è stato tanti anni, ha lavorato anche quando era molto piccolo in un laboratorio di pasticceria. Siamo partiti da chi ci era più vicino. Poi abbiamo fatto il 4 maggio una presentazione e devo dire che in quell'occasione è stato molto bello, perché tante persone che sono venute si sono a quel punto proposte per dare il loro contributo a costruire, a ampliare l'archivio che abbiamo creato. E è stata, devo dire, la parte più entusiasmante, perché era proprio quello che volevamo, vedere che persone magari anche non troppo abituate a usare internet, a usare dei mezzi telematici, però sentissero il bisogno e la voglia di condividere con noi e con chi verrà dopo quello che si ricordano. Cioè, c'è un processo particolarmente interessante comunque. Noi stiamo vivendo una comunità, come si dice, post-industriale, molto tecnologica. Evidentemente, siccome poi si perde un sacco di roba, no? Perché la perdiamo, no? Perché sì, sembra che siamo congegnati appositamente per disperderci. Brava. E io sto notando che c'è una ripresa forte di ricerche sulla memoria. Qui proprio a Lucca abbiamo un paio di editori, anche uno molto noto, insomma, che lavora costantemente sulla memoria, no? Sì. Questi giovani stanno a recuperare la memoria da un altro punto di vista, quindi evidentemente via via che ci stiamo allontanando la memoria ci richiama all'ordine. Ma è un bisogno fortissimo, perché se si perde la memoria si perde la capacità di riconoscersi, ma anche di riconoscere chi è diverso da noi. Esatto. E qual è le memorie che... un pochino più curioso, un po' più buffo, ti ricordi qualcosa? Ma allora, io devo dire che personalmente la cosa che mi ha un po' più emozionato anche, diciamo, è stato proprio parlare con la mia nonna, anche a proposito del riconoscersi e del riconoscere. Era buffo perché lei aveva dei riferimenti, mi diceva per esempio, in quella via c'era quel negozio. E io dicevo, nonna, ma... io quel negozio non ho la più pallida idea di cosa sia, perché ora c'è un'altra cosa. Quindi proprio la difficoltà di ritrovare... la geologia della città. Sì, capito. Proprio che la... cambia. Sì, cambia. E devo dire che al di là della cosa buffa, è stata proprio una cosa emozionante. Ma tua nonna ha preso quanti anni, posso chiederti? La mia nonna ha 92 anni. Ecco. Ma non cammino? No, mia nonna fa due piani di scale. Allora ha bisogno. No, di corsa no, però lì straordinaria. Fa. No, ma per esempio, la domanda è questa. Sì. Se lei passa davanti a quell'angolo dove lei si ricorda che c'era, che so io, il droghiere, la drogheria era una figura storica in un paese. Sì, sì, anche. Sì. E che reazione c'ha? Di spaesamento, di...
sorpresa, di dolore, di, beh, di come sì. reagisci? È un po' di dolore forse no, però spaesamento sicuramente, perché non poi sono attività che loro, secondo me, le persone di una certa età, fino a che ci sono, le continuano a vivere, no? Quindi non hanno la percezione che per gli altri magari possano diventare in qualche modo magari obsolete, quindi non capisce neanche perché un posto ha chiuso oppure no. Però sì, spaesamento direi. Hai trovato altre persone che si ricordavano, si ricordano che a certi punti della città che c'era qualcosa di particolare? Sì, abbiamo parlato tanto del mercato che era prima in Piazza Anfiteatro. E che poi è andato in Piazza del Carmine, il mercato dell'ortofrutta, quello grande. Il mercato grande, che no? Poi tra l'altro comincerà a essere restaurato. Sì, però. Insomma, mi sembra che il progetto del comune sia abbastanza serio, sì. Nel senso che conforma il profilo di partenza. Sì, alla sua natura. Conferma quello che è stato. Sì. Ecco. E ecco, lì quella è stata, diciamo, un po' una sorta di nucleo, no? In cui tutti alla fine confluivano, era un ricordo che era gioco forza, perché andavi a fare la spesa, lì era anche un modo per perché prima era al piazza dell'anfiteatro. Sì, sì, sì. E poi lei diceva che a un certo punto erano talmente grossi i camion che non passavano dagli archi, quindi per forza di cose l'hanno dovuto spostare in un posto più raggiungibile. È stato proprio, no, un segno dei tempi che cambiava. Le campane le avete già registrate? No, non ancora. Cioè? Quello è il suono delle campane. È molto importante. Abbiamo avuto un programma su questo. Ci insegna giusto Puccini, no? Dove sì, sì. Lui si mise chiaramente a ascoltare, a studiare diverse suoni delle campane, e la campana che sentiamo in Tosca è la campana di Bargecchia, uh-huh. Va bene? Ecco, quindi voleva proprio quel tipo di suono, perché ogni campana ha il suo suono, la sua voce. Beh, certo. Per cui la voce di San Frediano, di San Michele, sono uniche. Per cui chissà se tra 100 anni si potrà continuare a sentire quella voce. Brava. Registrarla ora è importante. Guarda, io ho avuto come ospite... Il suono delle campane la domenica. Sì, ecco, io ho avuto come ospite, non questo programma, ma parlando con un certo Lombardi, che è un... campanaro noto di Lucca o di Barga? Di Lucca, perché a Barga ha costituito un'associazione maestri, e ha trovato, tra i vari filmati, ha trovato l'ultimo doppio, così si chiamava, fatto nel campanile di Pisa prima della seconda guerra mondiale, poi fu bloccato, mi sembra un film luce del 35. Materia preziosissima. Ecco, questi suoni io adesso, se le sento, ricordo. Se le senti tu, non ricordi niente, perché non c'eri. Ma io, se le sento, posso crearmi il mio ricordo. Brava, è questo che volevo il sentire. Il significato del progetto di Sound Doc è questo. Martina, sì, sì, sì. Sì, perché poi si sovrappongono, no? Per me l'anfiteatro è una cosa, per una persona che ha 60 anni ne è un altro, per una che ne ha 90 è un'altra cosa ancora. Infatti voi fate... Avete fatto una specie di appello ai giovani, certo, in questo senso? Sì, sì, sì. Noi abbiamo fatto una specie di appello ai giovani perché ci piace proprio... Abbiamo visto che il confronto con persone di un'altra epoca rispetto alla nostra è veramente molto bello. E quindi vorremmo... Il nostro obiettivo sarebbe proprio, oltre alle persone che possono dare testimonianza, che si sono già in parte candidati, trovare qualcuno che abbia voglia di assorbire quello che viene detto, assorbire, registrare, eccetera. Siamo sempre lì col conto. Un popolo senza memoria non è un popolo, insomma, degrada evidentemente. Questo è un problema. L'esperienza di vita è un'esperienza volta a lasciare traccia, è un viaggio, no? L'abbiamo sempre detto, ma la bellezza del viaggio sta anche, te pensa a tanti clown, no, nel loro lavoro teatrale, quando perché si portano dietro sempre questi valigioni? È sempre un simbolo, no? Ognuno di noi ha una valigia, certo, più o meno invisibile, dove dentro porta ciò che ha raccolto. E per lasciarlo anche, certo, bisogna dire anche questo, che noi siamo abituati a pensare di consumare tutto subito, ma la prospettiva, quindi, va invece avanti. Non bisogna, nipoti. Non bisogna perdere la valigia quando si viaggia. Non bisogna perderla. Bene. No. Poi anche perché c'è altri rischi oggi, perdendo la valigia magari all'aeroporto. Vabbè, però, magari anche sì, si diventa improvvisamente dei kamikaze involontari. Bene, noi siamo invece dei pacifici, sì. Peraltro ci ricordava Irene che questo progetto
È stato supportato anche dalla Caritas, dalla Fondazione Casa del Risparmio, dal Comune di Lucca, quindi siamo all'interno di un circuito istituzionale molto serio e siamo anche contenti che, insomma, che le istituzioni abbiano e stiano dando una mano. Attenzione a progetti simili. A questi progetti che non questa sempre... è cultura, nel senso che intendiamo, no? Esatto. Antropologico. Bene. Noi salutiamo Martina, ma ci salutiamo Grazie. Anche noi, Sergio. No, non ci salutiamo perché noi riprenderemo a settembre. Va bene, ci salutiamo per adesso. Noi riprenderemo una a settembre. Parentesi. Io mi auguro che tu ti riposi, ti faccia buone vacanze, ti faccia crescere i tuoi magnifici figli molto bene, come sempre, perché l'ho visto. Tiro su. Quello è il mio lavoro. È il tuo lavoro. Auguriamo Grazie. A Martina e a Irene, che è mai sparita, ma insomma. un buon riposo. E se avete delle novità in autunno. Certo. Vi chiediamo di ritornare, così ci vogliamo raccontare, magari portando anche delle testimonianze sonore che avete raccolto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a te Sergio, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. E noi ci rivedremo a settembre.